Avevo in frigo della salsa di pomodoro aperta da qualche giorno, delle olive verdi da consumare, ragion per cui oggi preparo con voi gli spaghetti con olive e pomodoro, una specie di puttanesca che si fa in 10 minuti ed è davvero una vera bontà. Facciamola insieme, iniziamo! E allora, per prima cosa, taglio finemente un paio di spicchietti d'aglio. Se avete la mezzaluna o uno schiacciaio, forse è meglio. Ok, ora tagliamo le olive a rondelle. Bene, una volta tagliate tutte, ci spostiamo sui fornelli. In padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo l'aglio, lo mettiamo una bella acciughina sott'olio e i capperi e in un minutino, mentre l'aglio si rosola, cerchiamo di far sciogliere schiacciando sia le acciughe che i capperi nell'olio. Ok, a questo punto mettiamo un pochettino di peperoncino. Ed aggiungiamo, stando attenti a non far fissare, la salsa di pomodoro. Eccoci qui. Mettiamo un pizzichino, poco poco, di sale. Aggiungiamo le olive. Semiamo e facciamo cuocere. Non potete immaginare che profumo che c'è per 10-12 minuti a fiamma bassa. E subito, visto che l'acqua è già arrivata a bollore, la saliamo e mettiamo a cuocere la pasta. Mentre gli spaghetti cuociono, vi ricordo che se volete trovate tutte le mie ricette sul blog carlogaiano.net. Se volete seguirmi su YouTube potete farlo cliccando qui sotto sul tasto iscriviti oppure cliccando sul tasto segui se siete su Facebook. Benissimo, un minuto e mezzo prima della fine della cottura della pasta, la trasferiamo in padella. Ecco qua. Abbassiamo un po' la fiamma. E la facciamo finire di cuocere mescolandola spesso nella salsa di pomodoro. Così si insaporisce anche di più. Se dovesse essere necessario, ma non credo che ce ne sia bisogno, aggiungete un goccio d'acqua di cottura della pasta. Sempre poco alla volta. Ok, ho appena assaggiato la pasta. È al dente. Quindi posso spegnere e andare ad impiattare. Ed eccola qui. Se volete, ci mettete un filo d'olio sopra. Assaggio con voi, prendo un'olivetta. Questa pasta è tanto semplice quanto buona. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.